Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tabacor Farmaceutici Caber SRL, ultimo aggiornamento, 18 maggio 2022. Cos'è Tabacor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tabacor durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Tabacor? Tabacor è un farmaco a base del principio attivo lovastatina, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA reduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda farmaceutica Caber SRL. Tabacor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Tabacor 20 mg 30 compresse e Tabacor 40 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: IBN Savio SRL. Concessionario: Farmaceutici Caber SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: lovastatina. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti statine. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipercolesterolemia primaria inclusa, l'ipercolesterolemia familiare, variante eterozigote, o l'iperlipemia mista, tipo IAIB, quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche, aumento dell'attività fisica e se indicato riduzione del peso corporeo, sia risultata inadeguata. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore, soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dL e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dL. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica, per la riduzione del rischio di infarto del miocardio. Posologia: lovastatina è somministrata per via orale e deve essere assunta durante la cena. Se al paziente sono state prescritte dal medico due assunzioni al giorno, queste sono da intendersi una a colazione e l'altra a cena. Non assumere lovastatina a digiuno. Prima di iniziare il trattamento con lovastatina, il paziente deve essere posto a dieta standard ipocolesterolemica, che deve continuare durante il trattamento. Ipercolesterolemia: il dosaggio iniziale è di 10 mg/dL in dose singola alla sera durante il pasto. Il dosaggio può essere aggiustato ad intervalli di 4 settimane sino ad un massimo di 40 mg/dL. Il dosaggio deve essere ridotto nel caso di abbassamento del colesterolo LDL sotto 75 mg/100 ml e di colesterolo totale sotto 140 mg/100 ml. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica. Nella cardiopatia ischemica, il dosaggio iniziale è di 20 mg/dL in dose singola la sera durante il pasto. Il dosaggio può essere aggiustato ad intervalli di 4 settimane sino al massimo di 80 mg/dL in dose singola la sera con il pasto in due dosi, una a colazione e l'altra a cena. Il dosaggio deve essere ridotto nel caso di abbassamento del colesterolo LDL sotto 75 mg/100 ml, 1,94 mol/L, e di colesterolo totale sotto 140 mg/100 ml, 3,6 mol/L. In caso di sospetta o reale mancata assunzione di una dose di lovastatina, non assumere il farmaco fuori dell'orario prestabilito o insieme alla dose successiva. La mancata assunzione di una dose non compromette l'efficacia della terapia. Riprendere l'assunzione secondo gli schemi terapeutici stabiliti, senza recuperare la dose non assunta. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Tabacor nei bambini non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8 e 5, 1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Terapia concomitante: la lovastatina può essere assunta in concomitanza con altri agenti ipocolesterolemizzanti, sequestranti biliari, ma in questo caso non deve essere superata la dose di 20 mg/dL. Va adottata cautela nell'associazione terapeutica con Genfibrozil, altri fibrati, niacina, acido nicotico, dose di 1 mg/dL o maggiore, non superare i 20 mg/dL e vedere anche 4, 5. Per i pazienti che assumono contemporaneamente amiodarone e verapamil, vedere 4, 4 effetti sulla muscolatura. Nei pazienti affetti da insufficienza renale grave, clearance di creatinina inferiore o uguale a 30 ml/min, dosaggi superiori a 20 mg/dL devono essere attentamente valutati.
La somministrazione in pazienti ultra 65 anni deve implicare una scrupolosa valutazione del rischio e un attento monitoraggio delle possibili reazioni avverse. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad altre statine o ad una qualsiasi degli eccipienti. Malattie epatiche in fase attiva, innalzamento delle transaminasi, colestasi. Miopatia. Non somministrare nei casi di gravidanza accertata o presunta e durante l'allattamento, v. Paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Precauzioni: la lovastatina può aumentare i livelli sierici di creatinchinasi e di transaminasi. Eseguire test di funzionalità epatica prima dell'inizio del trattamento con lovastatina, 6 e 12 settimane dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni con inibitori del CYP3A4. La lovastatina è metabolizzata principalmente dalla isoforma CYP3A4 del citocromo P450, ma non inibisce l'enzima e quindi non si ritiene che possa modificare il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Tavacor insieme ad altri farmaci come acido fusidico Teva, Alozof, Aptivus, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aviflucox, Canacid, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Alnus, Claritromicina Tan, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina EG Stada, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, granulato, Claritromicina San Pharma, compressa rivestita, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Danatrol, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Orobindo, compresse rivestite, Darunavir Dottor Ritis, compresse rivestite, Darunavir G, compresse rivestite, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Tillomed, compresse rivestite, Darunavir Zentiva, compresse rivestite, Dermomicin Cort, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, Dizolo, Elazor, Eritromicina Idi, crema, soluzione, Eritromicina Idi, gel, Eritromicina Lattopionato Fisiofarma, Pharma, Evotax, Fluconazolo ABC, Fluconazolo Accord, Fluconazolo Alnus, Fluconazolo Urbindo, Fluconazolo B. Brown, Fluconazolo Bioindustria Lim, Fluconazolo Doc Generici, Fluconazolo EG, Fluconazolo Galenica Senese, Fluconazolo Exal, Fluconazolo ICMA, Fluconazolo Cabi, Fluconazolo Milan, Fluconazolo Pensa, Fluconazolo Ratiofarm, Fluconazolo Sandoz, Fluconazolo San, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fungus, Fusapiel Beta, Fusicutam Beta, Genfibrozil Doc Generici, Genfibrozil EG, Gemiflux, Genlip, Genvoia, Itraconazolo Doc Generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Chetoconazole HRA, Chetonova, Chiscali, Clacid, compressa rivestita, granulato, Clacid, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clider, Clurenis, Cruclar, Lauromicina, Lefunzol, Lopid, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Lucandiol, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, granulato, Macladin, polvere, Maviret, Miconix, Mukes, Nervaxon, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Nordir, compressa rivestita, Nordir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Paxlovid, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acl, Posaconazolo EG, Posaconazolo EG Stada, Posaconazolo Fresenius Kabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Posaconazolo Zentiva, Prebzista, compressa, Prebzista, sospensione, Riatax, capsula, Rizolsta, Riflax, Ritonavir Milan,
Ritonavir Sandoz, Soriclar, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Strebuild, Sintuzza, Tedim, Telsir, Compressa rivestita, Telsir, Sospensione, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Tutisa, Viclam, Compressa rivestita, Viclam, Compressa rivestita, Granulato, Viclam, Granulato, Viclam, Polvere, Vend, Compressa rivestita, Compresse rivestite, Vend, Polvere, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Aurobindo, Boriconazolo Diarredis, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Vink, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, Zidelig, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Tovacor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tovacor durante la gravidanza e l'allattamento? La lovastatina è controindicata in gravidanza. Prima della prescrizione a donne in età fertile si raccomanda di eseguire un test di gravidanza. Qualora in corso di trattamento con lovastatina venga, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: nessun effetto noto. Effetti indesiderati: gli effetti indesiderati sono usualmente di natura lieve e transitoria. La percentuale di pazienti che hanno sospeso la terapia nel corso dello studio Excel di 48 settimane per eventi avversi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: sono stati riferiti rari casi di sovradosaggio accidentale a seguito di ingestione fino a 5-6 g di lovastatina senza significativi effetti clinici. Nessun antidoto specifico può essere consigliato. Adottare le opportune misure terapeutiche generali. Monitorare le funzioni vitali. Monitorare la funzionalità epatica. Non è noto se la lovastatina e i suoi metaboliti siano dializzabili. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti inibitori della HMG-CoA riduttasi lovastatina. Codice ATCC10A02. La formula empirica della lovastatina è C24H36O5 ed il suo peso molecolare è 404,55. Proprietà farmacocinetiche: dopo ingestione orale la lovastatina, che è un lattone inattivo, è idrolizzata nella corrispondente forma a idrossiacido, a idrossialovastatina. Questa, che è il principale metabolita, è un inibitore della 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A riduttasi. Dati preclinici di sicurezza: tossicità acuta: la DL50DO della lovastatina nel topo è superiore a 20 g/kg. Tossicità per somministrazioni ripetute: gli effetti tossici della lovastatina, comuni agli altri farmaci della stessa classe, elenco degli eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, sodio amido glicolato, butilidrossianisolo. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Tovacor a base di lovastatina sono lovastatina DOC, lovastatina EG, lovastatina Milan Pharma, lovastatina Teva, Lovinacor, Rixstat. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.